E rieccoci, nuova stagione su Marvel Snap. Siamo all'inizio del day 3, terzo giorno di rank. Sono 98.6, quindi 8 cubi dall'infinito. E proviamo ad andare live. Questo è il deck che sto giocando. Shein Infinite con Ahivo, un deck che parrebbe aver disegnato Collins, Educated Collins, il content creator omonimo. E questa è la lista sostanzialmente molto aggressiva ai primi turni, perché punta a saltare il sesto e a scombare di settimo con She-Hulk gratuita insieme ad Infinite. Quindi chiaramente Magic per tirare fuori Limbo. Nel frattempo, la strategia principale è quella di avanzare energia ogni turno per pompare Sunspot, per sfruttare Misty Knight, per pompare Hulk e per scontare anche She-Hulk, che qualora non si dovesse scombare al settimo è comunque sempre una bella mucca da giocare di terzo o di quarto o di quinto. Sostanzialmente Hulk sostituisce Infinite al sesto quando non riusciamo a scombare al settimo. Quindi, se non vediamo Magic, cerchiamo di giocare scontata di quinto She-Hulk e di sesto Hulk, che molto spesso diventa comunque anche lui un 6-20 o comunque un 6-18, un 6-16. Un gran bel ciccione verde. Armor a proteggere i nostri 3 drop da 1. Shocker a provare a scontare una delle nostre mucche, ma anche uno sconticino su Licio o Cosmo sono sempre graditi, o sullo stesso Magic. Licio, che è una delle tech card del mazzo, particolarmente sinergica in questa lista, perché sostanzialmente noi entro il quarto turno vogliamo aver fatto Magic, di quinto Licio, il sesto noi passiamo mentre il nostro Sunspot si pompa di smisura, mentre la nostra Misty pompa turno dopo turno i nostri pezzi. Quindi a noi fa comodo saltare il sesto per avere She-Hulk e Infinite da giocare in combo assieme. E quindi sesto turno in cui rallentiamo sostanzialmente, tra virgolette, l'oppo grazie a Leech, ma molto spesso quando vedono Leech foldano. Bando alle ciance, approfondiamo la strategia man mano che giochiamo questa run live 8 rank a separarmi dall'ennesimo infinito. Vediamo, vediamo. Subito sono contro un probabile connazionale, perlomeno Mirko come nome questo fa suggerire. E gioco forza sulla Pet Mansion. Importantissimo. Ah, questa è su cosa? Shuri's Lab è su cosa? Soltanto che noi i nostri drop da uno preferiamo concentrarli in un'unica casella in modo da proteggerli con Armor e Cosmo, che sono due tech fortissime in questo meta, ricco di Destroyer. Ah, siamo contro un negative. Non credo che sia un bounce, ormai si vede un bust dopo che è stato nerfato il bounce, è sicuramente negative, ma vediamo. Dicevo, avanzare energia è fondamentale e quindi in questo mazzo si gioca sempre, quasi sempre, ecco, perlomeno quando possibile, con un avanzato un'energia. Questa è la combinazione peggiore perché ho High Evolutioner in mano nel primo slot, e quindi il nostro Shocker sconta l'unica carta che non vogliamo mai giocare, o perlomeno quasi mai. E
Abbiamo anche l'opzione, se ci puzza, che il nostro avversario possa abusarne più di noi. Abbiamo anche l'opzione di switchare Shuri Slab con Magic, dopo averne approfittato noi. Avendo io priorità, ci sto pensando, però la giocata può essere questa, per andargli a bloccare Shuri Slab, dopo che abbiamo preso noi un più 3. E se invece temiamo Killmonger, io non so se lui lo giochi, non credo, non lo so, però preferisco andare safe e giocarmela così, anche perché sono altri 2 in più su Sunspot, e in questo caso anche un plus per Nebula. Sì, diciamo che avessi visto She-Hulk avrei sicuramente giocato Magic, forse era la giocata giusta per provare a scombare. Non ho comunque She-Hulk, però l'avessi pescata sarebbe stato un danno. Il problema è che io ho 2 delle mie mucche in mezzo alle 4 carte rimanenti. Io ci provo. Ormai, non avendo giocato Magic, confido di pescare Hulk o I am Iron Man. O She-Hulk di sesto, eccola qua. Purtroppo è a pagamento. Rischiamo una Mirage, come si chiama? Una Mystique, scusate. Centrale a clonare Iron Man. Sono anche tentato di, potrei anche fare sta cosina qua, antipaticissima, prendere un più 8 io e togliergli il bonus a lui, però non vinco la prima lane. Peraltro prima lane che rischio di non vincere lo stesso, anche dovessi andare così. Oppure posso provare a fare una cosa del genere, a splittare la prima lane, ci rinuncerei. Non è facile. Probabilmente vado così, sapete? Si è arreso anche lui. Leech ha fatto il suo. Non era... probabilmente ho sbagliato, lo confesso, avrei dovuto giocare Magic perché... è vero, non avevo la combo in mano, ma poi l'ho pescata. 99.0, 7 cubetti di ghiaccio da infinito. Dicevo, Cosmo e Armor sono 2 delle tech migliori in questo meta. La nuova carta uscita, che adesso mi sfugge come si chiami, ha riempito il meta di destroy, ma in generale sempre molto forti entrambi. Cosmo ultimamente non trovava molto spazio, qui ovviamente andiamo a giocare adesso e passeremo al secondo, così che Sunspot si carichi e iniziamo a rubare una location. Vediamo di cosa si tratta. Niente di speciale, però la pescata brutta ha premiato la mia giocata. Ecco, attenzione, adesso Cosmo e Armor, come dicevo, sarebbero molto molto graditi, perché siamo potenzialmente contro un destroy o contro uno scarto. Abbiamo priorità noi e ragazzi, su Cosmo in mano davanti a Wolverine, poi la perderò, ragazzi, poi la perderò, ma questa è
autosnap. Poi la perderò, però ho Shield in mano, ho Hulk. Vediamo, eccolo Daken. Sì, la carta nuova che dicevo era chiaramente lui, non mi veniva a mente il nome perché ancora non l'ho giocato, sinceramente volevo aspettare che la gente si sfogasse. Adesso chiaramente la giocata giusta è Magic, sto soltanto decidendo dove andarlo a mettere, se nella prima o nella terza location. Nella prima Daken tendenzialmente si pomperà e quindi lo mettiamo qui. Non gioco Nebula perché ormai è tardi, preferisco risparmiare un'energia per giocare di quinto She-Hulk qualora non dovessi pescare Infinite o Leech, e di conseguenza dopo tutte queste chiacchiere passo. Eccola. Purtroppo non ho visto Armor, che sarebbe stato anche molto simpatico in questo matchup. Vediamo. Ok, abbiamo Leech, quindi la giocata giusta è Leech, passare al sesto e di settimo fare Hulk She-Hulk oppure She-Hulk Infinite. Ovviamente non vado a contestare la lane di Daken, mi concentrerò, avendo solo due mucche da calare, poi mi concentrerò su queste due lane. Purtroppo non abbiamo visto Armor, questo no bueno. Eccolo, si passa allegramente, vediamo se basta ragazzi, è tosta perché lui ha già giù un 10 su Limbo, però ha la mano candeggiata da Leech. Una bella passata di candeggina. Che bella la variante di Dylan Heap. Quel Wolverine lì ci sta pensando. Lui sta pensando. Mano candeggiata, come dicevo, quando scende Leech molto spesso l'oppo ammucchia. È una carta totalmente non giocata e non ha mai perso la sua forza, nonostante il nerf, chiaramente il nerf di un mesetto e mezzo fa, grosso modo. Siamo al 10 di agosto. Ok, Super Flow chiaramente aiuta tantissimo. Voi direte, aiuta entrambi. Sì, ma questo deck che scomba proprio tanto nell'avanzare uno o più energia per turno è costruito su quella cosa lì, quindi in realtà secondo me ne abuso un po' di più dell'avversario, al netto del deck dell'avversario che ancora non conosciamo. Mano lenta, ma ho la combo in mano e quindi azzardo uno snap. Tendenzialmente se avete She-Hulk e Infinite in mano è l'unica condizione per uno snap veloce. Tra parentesi, avendo Super Flow possiamo anticipare la combo. Posso fare il terzo She-Hulk, quarto passare, quinto Infinite, sesto Hulk. E quindi sì, snap assolutamente giusto.
Ovviamente, avendo visto le mucche, ci fregherebbe tanto Killmonger, ecco. Killmonger o anche Shang-Chi, chiaro. Però adesso Armor o Cosmo li dobbiamo pescare. Non ci serve invece, non ci serve Magic perché Super Flow ci permette di giocare tutto un turno prima. Vediamo cosa gioca l'avversario. Non lo sappiamo, perché ha raddoppiato con Moon Girl, potrebbe essere un good cards generico. E io qua, allora, tendenzialmente, se passassi di quinto, come dicevo, cioè se di quarto passo, di quinto gioco Infinite e di sesto Hulk. Se no, la tentazione è di sbiancare tutto con Leech. Passare attenzione che la location centrale la perdiamo perché non riesco ad arrivare a 4 carte. Io vado a sbiancare. Non riesco ad arrivare a 4 carte. Super Strahl. Ok, quindi è un Dark Hawk. Dino Hawk. A sto punto me ne sbatto di Infinite. Tanto abbiamo Hulk. Andiamo a proteggere i mid drop da 1. Credo. Però adesso sono anche basso lì. Se metto soltanto armor, allora facciamo così. Però la proteggo She-Hulk. No, se voglio arrivare a 6 devo andare così. Allora andiamo così, dai. Andiamo così e poi vado di Hulk nella lane libera, nella prima lane. Vediamo. Magari gli faccio sprecare uno Shang-Chi su Hulk. Adesso credo che arrivi più una mucca, Dino o Hulk. Vediamo. Ah, Legion. Proprio inutile come una merda. Da quando è uscito ci ho perso 3 volte, 3 di numero. E 2 di queste perché c'era la location giusta sull'ongoing, che raddoppiava l'ongoing e lui aveva Legion e Dark Hawk. E minchia. Boh, ero tentato di raddoppiare a destra anziché andare a prendere la prima lane, mentre ci pensavo ha abbandonato lui. Potevo provare a vincere, cioè, nel senso, potevo andare avanti tutte e tre, però non avrei azzardato tanto, forse avrei raddoppiato a destra. Anche qui vinta di Lice, comunque. Si fa per dire. No, però, scherzi a parte, Lice davvero sottovalutato. Vede troppo poco le liste. Veramente super mega underrated. Ok, quando partite chiaramente con drop da 1, Nebula o Sunspot nella priorità, possibilmente in location coperta. Ok. Avanziamo giusto uno, perfetto, così pompiamo già Nebula. Strano, lui mette Daredevil a sinistra anziché in mezzo, molto strano. O gioca Magic anche lui e mi cambia adesso Kiln. Ad ogni modo io
continua ad avanzare un una di energia per sfruttare Misty. Tanto Magic lo recupero, e io lo recupero bene, bene. Bene, si fa per dire. Questo bene davvero. Questa Gamora ci è piaciuta davvero. E a sto punto... sì, abbiamo già snappato. A sto punto... ci tuteliamo. Andiamo a fare il monger. Attenzione! Ah, che figlio di troia! Ah, cazzo! Figlio di troia, non è che mi arriva Galactus, puttana Eva. Puttana Eva. Con Spider-Man. Con Spider-Man Galactus si gioca. Buh. Se arriva lui c'è poco da fare, ragazzi. Se arriva lui c'è poco da fare. Non so se metterlo. Sì, lo calo. Perché vediamo. Ah, già giusto, lì non posso. Lo calo perché ho ancora due turni e qualora pescassi Infinite magari passo di sesto e lasciamo Sunspot diventare grosso. Non credo che sia un Galactus, però Daredevil, Spider-Man, Electro, per cosa stesse rampando non ho capito. Comunque non è Galactus perché sennò l'avrebbe già fatto. E tanti saluti. Peraltro questo giocatore ha il nick che è simile al mio cognome, vabbè. E lui snappa. Ce l'hai sto Galactus alla fine? Non lo so, ragazzi, io dico Galactus perché sto pensando al peggio, penso all'inculata. Però sa Galactus che cazzo ci sta pensando tutto questo tempo? Eccolo. Giustamente non sapeva, sì, probabilmente non sapeva se farlo meno, non poteva sapere cosa avessi io. Aia. È andata bene, l'ha pescata, però non credo che basti, dipende se lui ha null o meno. O null, che dir si voglia. Credo che sia null, la pronuncia giusta, però. Ah, c'è Death, ciao, tanti saluti. Detto Goblin addirittura, mamma mia. Questi sono 8 punti che fanno male. Avrei dovuto foldare, mi sono fatto tentare da Hulk. Perché ci ha pescato tanto, ho detto, boh, magari non ha la mano per chiudere. E invece ce l'aveva. Si scivola, ragazzi, si scivola. Meno 4, anzi meno 8, quindi meno 4 dal 90, 98, dal 99 stavo dicendo, scusate, sono 98 e 3. Omastin, questo è napoletano. Napoletanos. Ecco, questa è la location da cambiare se l'altro gioca Dino Hawk. Abbiamo tutti e tre i nostri drop da uno. No, vabbè. Ci sta. Allora speriamo di pescare subito Magic. A questo punto andiamo a vedere cosa c'è qua. Li separo, non lo faccio mai.
Goose, va bene. Quindi siamo molto probabilmente contro un Silver Surfer. Non posso metterlo chiaramente a destra. Sì, ciao. No, questa si folda. Doppio ongoing. Se non pesco magic, si folda subito questa. Sì, l'unica cosa positiva è che Nebula diventerà grandissima. Lui adesso ongoing su ongoing, ha bisogno di magic, l'altro però non snappa, quindi ah, cioè è vero, non lo posso giocare, posso giocare solo lui, sì, giusto, perché siamo al quinto turno. Quindi neanche Leech. Meno male che l'altro non ha snappato. Paradossalmente un bel magic a sinistra, invece no. Lui ci snappa e io folderei. È vero che qua divento grosso. Non so, Cerebro veramente ci ho giocato e ci ho perso peraltro ieri, oggi, quando era. Non so lui cosa giocherà. Onslaught. Però se gioca o gioca Onslaught, però questo è... Sto contando un attimo. No, no, no. Qualsiasi anche solo uno float diventa un 9 e mi batte. Questa si scappa. Si scappa a gambe levate. Uno dei pochi mazzi ad abusare di quella location, bravo. Sta 98.2. Continua la rincorsa infinito. Già ieri è arrivato a 99. Al day one è subito sceso 95. Ok, Deep Space non ci dà assolutamente così tanto fastidio, perché anzi è come avere un bravo lui, sfortunato io, ma è come avere un cosmo per le mie vacche gratuito su quella lente, perché non può fare Shang-Chi. Ah, questo gioca così, proprio a caso, un Carnage. Oddio, ho giocato un deck che giocava anche Carnage a vuoto. Che cos'era già? Troppo stanco. Ho lavorato troppo oggi, è troppo tardi. Mi è capitato di giocarlo, Carnage, più volte a vuoto. Cos'è che stavo giocando? Non mi ricordo, quindi non riesco a capire cosa sia. Di certo è che ho
felice di avere Armor contro di lui. Spero anche di beccare Cosmo. Intanto mi si propone la bella combo che anticipavo all'inizio del video, con Shocker se sconti Infinite poi scombare un turno prima, lui snappa, io all in. Ah vabbè, ma questo è un bot ragazzi, dai, non è possibile. Questo è un bot. Come dicevo, Deep Space veramente apprezzatissima in questo deck, perché è davvero come avere un Cosmo a costo zero in campo. Lui non può fare un punch lì. E a questo punto no, perché dovesse mai fare uno Shang-Chi e mettere qualcosa in mezzo, rischierei di perdere. Non avrà mai tutta quell'energia, però nel dubbio. Dai, andiamo così e vaffanculo. Peccato. Victory. Se non era un bot, era un bot ubriaco. Si ritorna a 8 cubi. Che dite? Ce la facciamo live per divertirci? Snappiamo subito alla prima, vediamo a cazzo duro di fare 8 cubi, a patto che snappi anche l'altro. Lo facciamo per lo spettacolo, visto che è stato uno spettacolo orrendo questa partita, un matchup curioso quantomeno. Vediamo la mano. Sì, dai, lei ci piace, snappiamo a cazzo duro. Ci proviamo, ragazzi. Lei ci piace. Non proteggerò il drop da 1 qua, ma Misty Knight devo tenerla lontana da Armor, perché Armor chiaramente lo giocherò sul Nexus, dove andrò a mettere tutte le mie mucche, una dietro l'altra. Una dietro l'altra. Oppure scontiamo Lich il turno dopo. Forse anche meglio. Armor diventa un 4. Speriamo che la terza location non sia quella che raddoppia la forza solo. Ok, se no abbiamo perso. O meglio, perso. Devo pescare Magic, ecco. E peccato per questo più 1. Dunque, io farei quindi lì dentro posso farci Lich e poi una delle due mucche, sperando di beccare, ovviamente, sperando di beccare She-Hulk. Vediamo. Per ora Lich lo scontiamo. Poi vediamo. Peccato non avere Magic. Potrei anche fare. No, ma lì ci deve fare. Lich troppo forte, si deve fare. Il mio oppo purtroppo non snappa. Friendly neighborhood Spider-Man here. Speriamo a destra. Bene, va bene, ok. Mi lascia libera la prima location.
Adesso o faccio Sunspot che prende 4 di forza e Hulk va a 16. Quindi sono 20. O faccio Infinite che sono 20 al turno successivo. Non avendo pescato Magic non posso scombare con She-Hulk in realtà, perché avrei lo sconto di 5 non di 6. Quindi sempre 20 sono. Cambia qualcosa? Per ora vado così. Vado così perché mi tengo la porta aperta di fare qualcos'altro, secondo me cosa pensi. Cioè, per scassi Shialk adesso. Però non credo che fare qualcos'altro che non sia utile, ovviamente. Sì. Non ho. Peccato non avere. Non avere scombato, ecco, non ho visto Magic e non ho visto She-Hulk. Cioè, Magic l'ho visto adesso, troppo tardi. Lui ha Kraven che si pompa, ma non abbastanza. Partita combattuta, solo 4 quindi, ma andiamo a 4 da infinito. E quindi proseguiamo a cazzo duro. 99.3. A cazzo duro. Non male la sua mossa di pompare Kraven con Jeff, ma non è bastato. Alla fine decisivi quei più due che ho fatto prendere a Hulk al quinto turno. Thanks Dera for Spectrum. Ok, Isle of Silence a noi non turba più tanto, se non per Armor, e magari cercherò, nonostante l'ora tarda, di non giocare lì. Bar Sinister. Bar Sinister tendenzialmente lo possiamo cambiare poi con Magic, eh? E so che non mi permette di mettere Armor lì in mezzo, cosa che avrei fatto. Quindi andiamo così, almeno proviamo a rubare la terza location, sperando sia una di quelle bloccate. Bravo, bravo tu. Siamo contro Shuri, quindi. Shuri con Isle of Silence. Ah, eccolo qua, Shuri, infatti, azzeccato. Bene, bravo però, bravo Bota. Così, decido di scartare Magic. Gli ongoing lì sono disabilitati. E allora proviamo a fargli. Cosmo lì. Ma lui va subito a riempire. Interessante. Ci sta assolutamente. Almeno adesso deve farle a destra, però, raga, questa è tosta. Questa è tosta, io non ho grandi benefici a passare, se non che pompo Hulk e prendo un più uno, però minchia, è proprio brutto adesso, non avendo giù né Nebula né soprattutto Sunspot. No, io un po' di ciccia devo metterla sul tavolo. Ecco, ovviamente Shuri a destra, come previsto. Attenzione. Che Lich ci possa salvare.
Lui adesso qua mi fa la mucca in Vereconda. Comunque non potrebbe poi farmi. Lui snappa. Io abbandono perché stamano è brutta. E la location con le ongoing disabilitate. È vero che ha scartato Sauron, ma a me ha fatto male quel magic anche, ma soprattutto la location con le ongoing disabilitate. Peccato, peccato, ma meglio perdere un cubo che perderne due, che perderne quattro, che perderne sei o perderne otto. Beh, sei è un po' difficile, era così. Mi è uscita, questa è la stanchezza. Ecco, contro uno che si chiama Rick perderei volentieri. Da amante di Rick e Morty quali sono? Attenzione, possiamo giocare due Magic. Scarlet Witch, non ti temo. E invece perderò di Scarlet. Tu sei un po' stronza. Tu sei un po' stronza. Vediamo cosa. Riusciamo a rubacchiare nella terza? Beh, oddio. Per un po' non la contesteranno. E allora andiamo a prenderci Magica 1, come la vedete? Cosa abbiamo? Abbiamo contro un Lockjaw, ragazzi. Abbiamo contro un Lockjaw. Io un Vibranium me lo prendo, ma il Sunspot voglio salvarlo. Vediamo se ho indovinato. No, fosse stato l'occhio veniva centrale. Boh. Super Skrull. E abbandona. Dai ragazzi, va bene, va bene. Ci vogliamo divertire anche in questo modo? Ci vogliamo divertire così? Ma contenti voi, cioè contento lui più che altro. Torniamo a prenderci quel cubetto che avevo lasciato per strada poc'anzi e ritorniamo a meno 4 da infinito. Quindi, se la mano lo consente, uno snap un pelo più a cazzo duro, ve lo regalo. Prego, Oscar, benvenuto nell'arena. Abbiamo l'apertura abbondante. Purtroppo tutte le carte dobbiamo giocarle lì. E allora partiamo con Nebula, sperando che lui ne metta già una. No, peccato. Lei con Magic è super simpatica. E come vi dicevo, non dobbiamo giocare Misty Knight perché è troppo importante. Vabbè, iniziamo a pompare anche Sunspot, ma soprattutto iniziamo a pompare Hulk, visto che ce l'abbiamo in mano. Io mi sento di snappare, visto che Death Domain, che se caschiamo Magic ci può regalare un bel trick finale. Ok, lui non dovrebbe giocare Killmonger. Ah, lei rompe un po' il cazzo. Continuiamo a pompare Sunspot e Hulk. Magic lo farò di quarto. Face the might of Asgard! Mjolnir!
sacco che cosa? Una lista particolare. Adesso devo decidere se andare in mezzo e sbloccarla per entrambi. Avrei preferito vederli distruggere una carta, però chiaramente devo farla adesso, quindi o la faccio in Central Park, però no, poi non ho più gli slot per giocare. E nel frattempo, sempre indietro di un'energia, sempre Misty, Sunspot che si pompano, cioè Sunspot che si pompa, Misty che pompa qualcos'altro. Lui su Nebula gioca soltanto adesso, quindi lo ha preso. Giocando Sunspot davvero rido se gioca Killmonger, quindi non aver visto Armor non mi fa preoccupare troppo. È un lock gioco il Sunspot, davvero. Lui snappa anche. Noi abbiamo già snappato, sì. Quindi assolutamente Leech, passo Hulk, She-Hulk. Hulk, She-Hulk. Leech. Peraltro ho fatto bene a mettere Magic, perché tanto lui ci avrebbe fatto già Billy. Non so se avete notato che gli cagavo un bel America Chavez che sarebbe rimasto lì indisturbato. Io devo scegliere dove metterlo. Thor diventerà verosimilmente grosso. Però io sarebbe carino. Va bene. Va benissimo. Va benissimo. Va benissimo. Soprattutto avergli sbiancato un eventuale martello. Lui va benissimo, perché ovviamente adesso posso fare Hulk e dopo She-Hulk. Tanto è inutile fare Infinite, perché Hulk diventa un 20 in questo turno. E preferisco giocare così, perché non vorrei mai che lui loccasse in qualche modo con un Professor X, per esempio. Lo so, è impossibile in quella lista, ma mai dire mai. Sunspot diventa grosso, Hulk diventa grosso e io provo a puntare sulle prime due lane. L'idea è questa. Ovviamente lui potrebbe giocare Shang-Chi, io non ho visto, cioè non ho visto, non ho giocato Cosmo, non ho visto Armor, e quindi lui è più facile che vada forse a chiudere Central Park adesso come giocata. Vediamo, però mi piace più lì. Pet Mansion. Ah, attenzione! Vabbè, quella lane può vincere facile. Dicevo, per andare centrale, perché appunto lui ha Thor che può diventare, poteva diventare grosso, perché se aveva già in mano il martello gliel'ho licciato. E adesso si fa 4 più 3. Cosmo e She-Hulk. Peraltro Nebula diventa già più 2, fantastico, quindi questo diventa 16, a me basta avere 4 punti su Sunspot per superarlo. Lui non dovrebbe giocare pompaggi, 4 punti vorrebbe dire giocare soltanto Cosmo, che ovviamente non ci piace come giocata. Se giochiamo così e così, ne guadagno 5 in quella lane e pareggio solo. Pareggio solo. Pareggio solo, però... cavoli. Perché se vado così...
e lui mi fa Shang-Chi in mezzo, però io credo che lui non abbia Shang-Chi, perché ho grosse possibilità di averglielo liciato, di averlo candeggiato, quindi andiamo così. E abbandona, infatti. Sì, lì avrebbe dovuto averlo sempre che lo giocasse, avrebbe dovuto pescarlo di ultimo in mano. E quindi, ragazzi, sono i quattro cubi che ci regalano l'infinito anche questa stagione. Dopo mille lucubrazioni mentali su quello che poteva essere un ultimo turno un pelino più tosto, alla fine ancora una volta l'ha vinta Leech. Ancora una volta invece i disegnatori qua si sono sprecati con i dorsi dell'infinito, veramente una merda anche questo, molto bene, però perfetto, perché adesso abbiamo tutta la stagione per concentrarci sul conquest. E per oggi è tutto, grazie di avermi seguito, fino alla prossima, happy snapping, ciao!